aprile 2004 scompare Gabriella Ferri. A raccontare di lei Giancarlo Governi, buongiorno. Pochi, ho detto all'inizio, come te, sanno, hanno capito quale fosse il cuore e l'anima bellissima di questa donna tormentata. Ce l'ascoltiamo un momento in una delle sue più belle interpretazioni, Barcaloro Romano, e poi torniamo a raccontare di lei. Andiamo. Più di un mese è passato da quel giorno che avessi quest'amore. È ormai tramontato, lei rispose, lo vedo a me. Sospirò, poi mi disse, addio amore. Io però non mi scordo da te. Qualcosa dentro quando si ascolta questa vedi, donna. Questa canzone romana di Romolo Balzani l'hanno cantata tutti i grandi cantanti romani e anche non romani, no? Lei la canta con una drammaticità vera che ti restituisce proprio il dramma che è raccontata da questa canzone, no? Di una donna che si uccide per amore, che si butta a fiume come si faceva una volta. E lei è proprio così, cioè le riusciva a drammatizzare tutto. Lei prendeva una canzone cretina come Dove sta Zazà e ne faceva un dramma vero, no? Con una da questa voce sprigionava una rabbia, una drammaticità, un dolore terribile. Com'era, no? Gabriella Ferri? Beh, lei nasce come cantante romana in coppia con Luisa De Santis, la figlia di Giuseppe De Santis. A un certo punto, un giorno giravano per i mercatini di Roma, c'era il famoso mercatino di Via Sannio, trovano un disco, un discaccio buttato lì, un 78 giri, lo comprano, lo sentono, è la Società dei Magnacciotti. Che la cantava un ragazzino, non si sa di chi, infatti non si sa di chi fosse questa canzone, e loro infatti la denunciano alla SIAE come tradizionale, no? E cominciano ad avere successo, poi vanno a Milano e vengono addirittura ospitati a casa di Camilla Cederna che le introduce in tutto il mondo milanese, le porta nei salotti degli intellettuali milanesi, dei giornalisti. E lei come stava? Come ci stava? A disagio? Lei figlia no, comunque aspetta, di... No, aspetta, poi finalmente la nota... La televisione, Mike Buongiorno, che proprio a Milano sta facendo la Fiera dei Sogni dopo la Show Raddoppia, è il primo programma, no, importante, e gli fa fare questo passaggio con la Società dei Magnacciò e riescono a vendere 1.700.000 dischi. Cifre pazzesche per quest'epoca. Maggiore. Lei si trovava a suo agio in questo ambiente, catapultata dalla Roma delle borgate, dalla Roma semplice? Sì, questa è la prima Gabriella, è giovane, no? È giovane, che si mangia si la apre vita. La vita, si mangia la vita, è felice, no? Probabilmente sarà innamorata, no? E con questa poi si trova molto bene con questa sua amica, con Luisa, e quindi lei è serena anche, no? E fa una bella carriera come cantante. Dopo cominciano i guai. Prima di arrivare a questi guai, Giancarlo, tu hai citato un brano che probabilmente è quello che la consacra maggiormente, quella in cui la drammaticità si rivela anche in quella che apparentemente è una canzone così semplice. Dove sta Zazà? Ce la vogliamo risentire? Sì, certo. Dove sta Zazà? Gabriella Ferri.
Era la festa di San Gennaro, quando a folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il parzifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva deliziare. Nel momento culminato del finale travolgito, equilibrismi, sale e scende. Giancarlo, questa donna che capisce, apprezza e conquista le luci della ribalta, a un certo punto c'è qualcosa che si spegne forse, sì, in lei. Cosa succede? C'è un passaggio prima, lei entra al bagaglino. Il bagaglino era uno dei diciamo così, dei cabaret, si chiamavano in questa maniera, che stava in una cantina a Via della Campanella, poi passerà al teatro, il Salone Margherita, ma questa cantina si scendeva giù, c'erano poche sedie, pochi spettatori, però si esibivano artisti straordinari come Enrico Montesano, come Pino Caruso, come Oreste Lionello, no? E lei fa la partner di tutti quanti questi. Prima si introduce come cantante nel bagaglino e poi dopo diventa anche attrice cantante, no? E quindi questa è la svolta, cioè Pingitore e Castellacci la fanno diventare un personaggio. Infatti Pingitore mi ha detto in un programma che io ho fatto per la Rai su Gabriella Ferri, un ritratto, mi ha detto: ci sono state tante cantanti con la voce più bella di Gabriella Ferri, però è esistita una sola Gabriella Ferri. Mi togli da bocca un'altra domanda: perché nessuno è riuscito a fare quello che ha fatto lei, ma soprattutto lei che cosa aveva di più rispetto agli altri? Ma aveva fatto la canzone, era una cosa con cui lei si esprimeva tutto quello che c'aveva dentro, la drammaticità dei sentimenti, la drammaticità della sua psiche, no? Che era molto travagliata, e poi soprattutto a questo si accompagnava anche una depressione fortissima, probabilmente provocata anche dagli psicofarmaci che prendeva per calmarsi, per tenere a bada la sua personalità. E questa cosa, lei dice, quando io vado, sono in teatro, sono davanti al pubblico, mi sento come il toro nell'arena della corrida. Ecco, quindi sento qualche cosa dentro che mi travolge, che mi sconvolge, no? Questa è una delle ultime confessioni che ha fatto prima di ritirarsi. Lei tra l'altro ha anche un successo clamoroso fuori, va via, sì, dall'Italia, perché non si sente in Sud America, esattamente considerata forse più di tanto, però in Sud America esplode, sì, e diventa una diva. Esplode anche perché lei interpreta molte canzoni della Malagheña, per esempio, come la fa lei, e non la fa nessuna. Lei diventa una cantante, e forse la possiamo confrontare in qualche maniera con Amalia Rodriguez, che era la grande cantante portoghese, no? Perché c'hanno qualche cosa dentro nella voce. Ecco, in Italia una che assomigliava un po' a Gabriella Ferri, ma senza avere la verve di Gabriella Ferri, era Rosa Balistreri, la cantante siciliana, no?
Ecco, lei aveva dentro questa un qualche cosa in più, dentro la voce, questa drammaticità. Lei qualsiasi canzone cantava, lo dice Luisa De Santis, la faceva diventare un'altra cosa. È vero. Ecco, no? Un dramma, no? Una rappresentazione vera e propria. Una rappresentazione di uno stato d'animo. E questo si addice anche a altre canzoni, non soltanto quelle romanesche, quelle della tradizione romanesca, ma anche quelle napoletane. E guardate che l'interpretazione di Mala Femmina, di Reginella, sì, è qualcosa che è storia. Forse la più bella interpretazione, esatto, di Mala Femmina, l'hanno cantata tutti. Ma lei, unica. Sì. E lo dice Giancarlo Governi, ascoltiamola. Ha voluto bene a te, tu m'ha voluto bene a me, ma non c'è mamma che io mai fode tu, distrattamente pienza. Io penso che questa Mala Femmina interpretata da Gabriella Ferri sarebbe piaciuta moltissimo a Sua Altezza Imperiale, lui, il principe Antonio De Curtis, di cui ricordiamo il 15 aprile, e tra l'altro tu con un libro strepitoso metti in luce ancora altri aspetti della vita del principe della risata, che ancora oggi continuiamo a celebrare. I miracoli. Esattamente, che ancora fa oggi, che oggi tra l'altro c'era sul Fatto Quotidiano questa pagina bellissima, noi abbiamo cambiato modo di parlare, ci sono delle espressioni tipicamente di Totò che sono diventate patrimonio comune. Due grandissimi, tra l'altro accomunati comunque da questa incapacità di affrontare la vita, Giancarlo. Sì, certo. Cosa ha fatto Felice secondo te? Te che l'hai conosciuta e l'hai studiata tantissimo e l'hai raccontata per la RAI, cosa faceva Felice Gabriella Ferri? Che cos'era? I momenti più belli della sua vita sono legati a cose di carriera oppure secondo te? Ma non lo so, sai, era un personaggio piuttosto misterioso, non si rivelava, no? E io l'ho sentita nel suo ultimo concerto. Un piccolo produttore discografico molto bravo, italiano, l'aveva convinta a ritornare. Non fu facile. Gli aveva fatto fare un disco e poi l'aveva fatto esibire al Teatro Vittoria di Testaccio. Lei era nata a Testaccio, sì, quindi sì, praticamente a casa sua, no? E ci fu una prima serata straordinaria, tutti eravamo convinti che lei fosse ritornata alla grande, si fosse rimessa in sesto anche se psicologicamente, una serata straordinaria. Poi ci doveva essere una seconda serata, non c'è stata mai. È molla. Non c'è stata mai, a teatro pieno lei non è voluta entrare perché non ce l'ha fatta. Giancarlo, due cose, il mondo che le stava intorno, da una parte la critica, cosa diceva di lei, dall'altra possibile che nessuno avesse intuito quanto profondo fosse la sua incapacità di gestire la vita, di gestire perché la sua malattia? Perché lei era una che scompariva, no? Cioè Mina ha deciso di scomparire ed è scomparsa per sempre. Lo non ha è detto pubblicamente, ha detto me ne vado. No, me ne vado. Lucio Battisti non l'ha detto ma l'ha fatto. Lei ogni tanto scompariva e non si sapeva perché. Poi ritornava, aveva queste riapparizioni. E poi alla fine lei se n'è andata via definitivamente, si è andata, non so, avete visto le fotografie del posto dove era andata a vivere? Si è ritirata. Era andata a vivere in un posto incredibile. Non si capisce come una grande artista come lei, che aveva vissuto proprio nella Roma più bella, nella Roma più popolare, anche più rumorosa, per tanti anni abitata a Campo dei Fiori, no? Sopra la famosa Carbonara, il ristorante, no? E,
E poi è andata a finire a un posto vicino, in provincia di Viterbo. Ma i suoi i critici del tempo avevano capito che cosa avessero tra le mani, avevano capito la grandezza, sì, l'avevano capito, di questa donna. L'avevano capita, però sapevano che era anche una difficilmente gestibile, difficilmente penetrabile, no? Come personalità, e quindi in qualche maniera la sfuggivano, come tutte le cose le che non si riescono a capire, che non si riescono a padroneggiare, no? Ed era... E infatti anche la sua morte è stata una morte misteriosa. Anche se noi rispettando pienamente il volere della famiglia, che ha detto che era purtroppo è stata una conseguenza dei psicofarmaci, non c'è stata nessuna decisione. Sì, non ha per lasciato noi quello, nessun esatto, biglietto. Nessun, a noi quello fa fede, nel rispetto di Gabriella no, e di chi l'ha amata. Sì, scusatemi, certo. Ma questo è doveroso dirlo. I perché rimangono ancora senza risposta. Sì, sì. Però è giusto anche ricordare questo. Sora Menica e chitarra romana, possiamo continuare a sognare sì. con lei? Anche te ci stai facendo sognare perché stai restituendo la verità di questa donna. Grazie Giancarlo, ti ringrazierò mai abbastanza. Grazie. Torniamo da Gabriella Ferri. Il cuore mio l'ho dato a chi mi pare, l'hanno tenuto tutti come un fiore, l'hanno tenuto tutti come un fiore, e il vostro si è appassito nel cantone. È una rappresentazione di ogni testo che si sì. confronta anche con grandi autori, sì. sia italiani che stranieri. Sì. Ha cantato anche Pasolini. Sì, sì, ci fu una, come possiamo dire, una corrente di intellettuali, c'era Calvino, c'era Pasolini, eccetera, che scrissero delle canzoni. E lei, Pasolini, scrisse questa canzone che si chiamava Il Valzer della Toppa, per Gabriella Ferri, ed è la storia di una prostituta che se ne sta a lavorare in mezzo alla strada e però si ubriaca, e allora è per la, questa sbornia gli fa vedere il mondo come lei non ha visto, il mondo completamente gli fa diverso. Vedere il mondo bello, le cose, sì. e tanto dice ai clienti, dice andatevene via che stasera io mi voglio godere Roma, mi voglio godere le luci, mi voglio godere i bar, mi voglio godere la gente, le automobili che passano, eccetera. E praticamente scopre la vita, lei esce fuori da questo mestiere infame, no? che la umilia come persona, no? E la finalmente lei, grazie alla sbornia, grazie a queste, a questa ubriacatura, riscopre aveva la vita. Bisogno di una lente sì. per vedere la bellezza secondo me del questa mondo, è una canzone che forse, più la rappresenta, che forse più la rappresenta, insieme ad un'altra che è una canzone di una so che ce l'avete questa, di una grande cantante cilena, Violetta Parra. La vogliamo sentire? Sì, allora sì. La versione italiana è Grazie alla vita, guardate, ascoltatela vi prego, ma soprattutto guardate l'espressione di questa donna, c'è tanto da raccontare, guardate. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi e quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni, grilli e canarini, turbini, martelli e dilunghi, pianti di cani, lavo
voce tenera del mio amato. È dolente nella, sì, nella, penso, nella sua, in questa canzone. Questo è un inno alla vita, scritto e cantato da una donna che poi si è suicidata. Sì, la vita l'ha persa, non, l'ha persa volutamente. Giancarlo, perché tu hai raccontato, a proposito di questa canzone, che è stata in un certo senso quasi un'anticipazione di una sua volontà testamentaria? Insomma, lei non ha lasciato biglietti, ripetiamo, è morta per un incidente, ma perché tu ravvedi in questa canzone quasi il voler dire ci sono stata, adesso sì, basta? Ma sì, l'amore che lei aveva per la vita sicuramente, perché la mordeva la vita, no? La mangiava a morsi, come si diceva. E secondo me è molto presente in lei, in tutto quello che ha fatto, in tutto quello, però nello stesso tempo il malessere di vivere, no? La incapacità di essere sempre presente a se stessa, di relazionarsi con gli altri, no? E questo è comune a molti artisti. Perché non ce n'è un'altra? Cioè, lei forse è diventata una grande artista proprio perché aveva questo malessere. Ecco, non è che l'essere artista gli ha creato il malessere, è il contrario. Allora uno si domanda, ma se lei non avesse avuto questo malessere, sarebbe stata questa grande cantante che abbiamo avuto, questa grande artista, perché lei era anche attrice, quindi non... E non si sa. Perché no? È ripetibile? Perché non ce n'è un'altra come lei, Giancarlo? Non è ripetibile perché innanzitutto non c'è una voce come quella. Poi soprattutto non c'è una... sì, noi abbiamo avuto, ecco, come diceva, voglio ripeterlo, come diceva Pingitore, che è stato poi il suo regista, il suo autore, no? Non, insieme a Castellacci. E ha detto, ci sono state tante cantanti, grandi, anche con la voce più bella di quella di... però c'è stata una sola Gabriella Ferri. Soltanto una sola Gabriella Ferri, vogliamo tornare a dirlo e a ricordare, ed è questo il motivo per il quale noi, a 13 anni di distanza dalla sua scomparsa, continuiamo a raccontare di lei, lo faremo ogni occasione che si presenterà. Posso chiederti, Giancarlo, di alzarci in piedi, che salutiamo il nostro pubblico, no. Di chiederti che ci vediamo presto per... Lo so che vai da Pippo Baudo, ma questo non vuol dire che non puoi venire anche da noi a ricordare il grande Totò. Domani parleremo della medaglia di San Benedetto, ma continueremo a sfogliare così l'album che è la nostra vita. Grazie, sì, di essere sempre grazie con noi. A te. Grazie. A te. Il mio medico! Grazie.